Bentornati a un nuovo Moto Martedì, questo super incerto. E cosa stiamo facendo? Allora, stiamo andando a Darzignano, a Vicenza, a trovare il Pegone. Perché così prendevo due fagioli con un piccio. Perché così prendevo due piccioni con una fava. Tornavo a vedere il Pego che non lo vedo da un sacco di tempo. E volevo andare a vedere il castello d'Arzignano, che mi interessava vedere. Parliamo un po', sembra che il castello di Arzignano in realtà sia chiuso al pubblico, quindi è tutto da vedere se riusciamo a andare. Non so voi, ma io la vedo brutta. Finalmente oggi diceva che c'era anche bello. Ma io devo andare proprio... c'è dietro la casa. Io devo andare proprio là. Non sembra proprio il massimo di mezzi. Speriamo che vada un po' via, perché tutta la parte è nord. Là c'è... Non dovrò mai andare là, è troppo a est. Niente, andiamo avanti. E sempre va peggio, sembra proprio che mi becco l'acqua. Sereno tutto il giorno, 30 gradi tutto il giorno, una ceppa. No! Questo è deficiente. Ha iniziato da piovere. Dunque, 5 metri più là pioveva. Qua sembra di no. Ma peccato, l'unica cosa che mi preoccupa è il mio povero cellulare. Va. Gian Basilisco ha fatto un sorpasso da idiota per voltare 5 metri più avanti. E niente, qua piove da bestia e mi sono zippato. Aspettiamo, non so se si vede. Piove da bestia. La pioggia ha finalmente smesso, il che è un bene. Sono invece che adesso sto praticamente congelando. Spera che si asciughi anche un po'. Ehi, uno spiraglio di luce. C'è freddo. C'è freddo. Scherzo a parte, sono zuppo. Questo qua con un po' davanti mi tiene tappato un po' d'aria. Comunque sto facendo delle super stradine che sono fantastiche. C'è una buca ogni 5 cm, tranne questo tratto che non si sa perché. E poi torniamo nell'asfalto bugato. Ehi, dama dal futuro. Due aggiornamenti brevissimi. Allora, prima che da qui poi ci sono stati dei problemi con l'audio, perché probabilmente qualche gocciolina d'acqua è finita dentro a... come si chiama? Dentro a, comunque all'attacco del microfono, alla GoPro, perché sia mai che la GoPro ci fornisca un attacco diretto. E seconda cosa, vabbè, sono arrivato un sacco in ritardo, perché fra un po' che ero partito in ritardo io e aspettare che smettesse di piovere passando un sacco di tempo, quindi da Pego alla fine non ho filmato niente, anche perché le priorità erano ben altre. Era innanzitutto asciugarsi in fretta e asciugare in fretta i vestiti, perché ero zuppo. E seconda cosa, trovare qualcosa da mangiare in fretta che fosse aperto, perché il piano era trovarsi per mangiare a mezzogiorno, poi vedere cosa fare. Alla fine pare che sono arrivato all'1, qualcosa del genere, quindi insomma. E, il castello d'Arzignano era chiuso al pubblico, pare che sia del parroco, se mi ricordo bene, ormai è passato quasi 2 mesi. E, comunque sì, dopo non c'era tempo per cercare un'altra alternativa, anche perché
Era quasi ora di tornare indietro, visto che comunque ci ho messo quasi 2 ore e mezza ad andare su e si erano fatto ormai fra un po' sparare le cazzate, ripercorrere i vecchi tempi, così si erano fatte le 4, 4 e mezza, quindi dopo sono tornato indietro. E niente, vi lascio la parte finale finale del video, anche perché comunque la... Quindi si dice una parte un po' con l'audio corrotto, volevo provare a fare un montaggio, ma c'era niente di interessante. E quindi niente. Bye Stiamo ripassando sul Po, stavolta riesco a beccarlo, mi sono preparato prima. Ormai siamo a metà strada. Bello grande. Aspetta! Pacifico, pacifico. Ah, non so se l'avevo detto nell'altro video. Un'altra cosa che mi piace molto della moto è che cioè sei qua da solo, ti fai i tuoi G2 e il viaggio. Udulta! Strano che ho sbagliato strada. Allora, devo voltare qua. Sì, è più... non lo so. A me rilassa, ecco. Magari se non mettevo in prima lì. È più tranquillo che con la macchina, ecco, con la macchina dritto, ma... Con la macchina, non lo so, mi viene subito l'istinto omicida. E tira, la curva, no, sembrava una curva gomito invece. Allora, che brutta spalla. Dunque, prima che mi finisca la batteria, direi che sia il caso di fare i saluti se non muoio qua che il sole mi acceca. Niente, come al solito mi ha fatto piacere avervi qua, spero che il video vi sia piaciuto. Vabbè, solita roba, commentate, scrivete, spammate, mi piacciate, tutte quelle robe lì. E noi ci vediamo al prossimo video.